Siamo in una fase nella quale, ecco, sono successe un po' di cose spiacevoli. Qualcuno ha detto a Napoli non esistono più zone cuscinetto, si spara a qualunque ora in qualunque luogo. Lei pensa che a queste persone manchi la percezione della presenza di uno Stato o sono loro stesse che hanno perso totalmente proprio contatto con la realtà? Questa è, come dire, chiamiamola bassa camurra, per usare un termine che va analizzata con grande attenzione. Ci troviamo di fronte a fatti che non vanno sottovalutati, che evidenziano anche in qualche modo la disperazione di determinati ambienti criminali, il fatto di non avere nessuna forma di controllo, di autocontrollo, ma credo che questo tipo di azione criminale vada sconfitta sia con le considerazioni che ho fatto poc'anzi, cioè con una città intera che da un punto di vista culturale, sociale, civico e politico si schiera, ma attraverso un'azione muscolare da parte dello Stato. Cioè lo Stato non può consentire che si spari all'interno di un ospedale o che si spari col rischio che venga uccisa una bambina. Quindi ci vuole più controllo del territorio, più forze di polizia, più risorse umane, economiche e materiali, perché i commissariati devono vivere di persone per essere aperti in tutte le ore, ci vogliono più mezzi per avere più macchine la notte, più controllo del territorio, ci vuole la possibilità di istituire presidi di polizia in luoghi simbolo come pronto soccorso, cioè un medico, un infermiere, un paziente non possono correre il rischio di trovarsi fronte a una cosa di questo. Purtroppo lo Stato non ha investito e non investe ancora in maniera adeguata sulla sicurezza e questo è un tema che poniamo spesso all'attenzione dei vari governi, da ultimo anche nell'ultima visita del Ministro dell'Interno, ma su questo mi sembra che rimaniamo inascoltati. Credo che se ci fosse una reazione più forte, più muscolare dello Stato, questo sarebbe anche un deterrente a chi pensa di poter fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, in qualsiasi contesto.